Buongiorno notizia. 8 minuti dopo le 9, ancora buongiorno a quanti si sono messi soltanto adesso all'ascolto di Buongiorno Notizia. È il momento del nostro ospite. Salutiamo l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno e ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, con l'avvocato Sardella, come di consueto, parliamo di tanti fatti d'attualità di cui il Codacons si occupa a difesa sempre del consumatore. Cominciamo a parlare di sanità, perché le associazioni dei consumatori hanno denunciato che in Italia ci sono alcuni farmaci antitumorali introvabili, anche altri farmaci contro il Parkinson. Avete fatto un esposto all'AIFA, no? Sì, è un esposto sia all'AIFA che anche alla Repubblica, del Ministero, la Procura della Repubblica di Roma, quindi il Ministero della Salute, insieme a altre associazioni, articolo 32, ADUSBEF e ASSUCONSUM, che riunite in una nuova organizzazione denominata Intesa 4.0, ha sollevato una questione rilevante anche per la salute pubblica, certo, relativamente alla carenza nelle farmacie italiane di alcuni importanti farmaci antitumorali e altri farmaci per la cura del morbo di Parkinson. Quindi medicinali salvavita. Assolutamente sì, farmaci molto importanti per soggetti che soffrono di queste patologie e che sono sempre più rari, introvabili nelle farmacie italiane, mettono quindi a rischio anche la cura di queste, sia per il trattamento della sintomatologia connessa al Parkinson, un farmaco, sia per quanto riguarda invece il farmaco antitumorale, che tratta alcune neoplasie o carcinoma al colon. Si capisce perché questa assenza, questa carenza? Ce lo chiediamo anche noi, risulta una questione chiaramente molto pericolosa grave, certo, riguarda appunto la salute pubblica. Chiediamo alle istituzioni competenti di accertare la causa di questa mancanza di questi farmaci assolutamente importanti, quindi il Ministero della Salute di attivarsi per assicurarne il ripristino e quindi non rendere necessario il ricorso all'estero per reperire questi farmaci, con conseguente aumento dei prezzi, certamente, quindi per aggravio di costi per gli utenti e anche con difficoltà stesse di reperimento appunto sul territorio estero. Chiediamo quindi anche che il Ministero si attivi per far ricorso anche allo stabilimento chimico farmaceutico militare, che in caso del genere potrebbe, diciamo, occuparsi anche di soddisfare le esigenze sanitarie carenti nel territorio nazionale. Una questione quindi che il Codacons continuerà a seguire, la seguiremo anche noi, sì, per capire l'evoluzione. Sì, certamente. No? Chiediamo quindi da un lato l'intervento per accertare la responsabilità per questa sopravvenuta carenza, ma allo stesso tempo quello di trovare una soluzione rapida come quella suggerita poc'anzi per assicurare immediatamente il ripristino, certo, e la fornitura di questi farmaci. Altra vicenda d'attualità che state seguendo, quella che riguarda la Regione Lazio, è stipendiopoli, perché voi avete presentato un esposto alla Corte dei Conti per verificare la correttezza degli incarichi regionali. Sì, è una questione che coinvolge evidentemente l'interesse di tutti i cittadini italiani, con cui praticamente vengono, cioè, i soldi dei cittadini vengono pagati in maniera profumata con doppi e tripli incarichi, secondo quello che risulta anche da un'indagine portata alla luce da affariitaliani.it, da parte di consiglieri della Regione Lazio che risulterebbero essere sia dipendenti del Consiglio della Regione Lazio, ma anche ricoprire altri incarichi a Roma in provincia, sommando quindi i gettoni dell'uno incarico con lo stipendio di altri incarichi, con quindi un aggravio evidentemente per le casse dello Stato. E quindi chiediamo alla Corte dei Conti, con l'esposto, di accertare appunto la regolarità di questi doppi incarichi. Altra questione, proseguiamo il nostro intervento, è quella che è seguita da tempo, quella che riguarda Sky in particolare per il pacchetto calcio, perché il Codacons ha ottenuto un'importante vittoria dopo la vostra denuncia che è stata accolta. C'è una multa da 2,4 milioni di euro, no? Sì, adesso è l'Agcom, una vittoria su tutti i fronti da questo punto di vista. Abbiamo trattato più volte anche in questa, sì, sede, prima la condanna per 2,4 milioni di euro da parte quindi dell'antitrust, adesso quindi anche dell'Agcom. Abbiamo quindi una sanzione, una multa
Voi chiedete anche che siano indennizzati, no, gli utenti? Sì, alle multe che sono arrivate dall'Agicom e da parte dell'antitrust, riteniamo che sia assolutamente necessario arrivare a un indennizzo da parte degli utenti che sono stati danneggiati dalla violazione delle regole della trasparenza per la mancata informazione appunto sul diritto di recesso agli utenti Sky. E quindi non siamo chiaramente soltanto soddisfatti di questa di queste multe che ha ricevuto Sky per queste violazioni, ma riteniamo che necessariamente gli utenti devono essere risarciti in tempi celeri per i danni che hanno subito. Insomma, per il momento una vittoria a metà, chiedete di più? È una vittoria per il momento che nelle istituzioni abbiamo ottenuto in maniera piena, diciamo, siamo soddisfatti da questo punto di vista, però per completare, per rendere assolutamente soddisfatti gli utenti, è chiaro che devono avere un indennizzo diretto. Con l'avvocato Carmelo Sardella dell'ufficio legale del Codacons Sicilia restiamo in studio per parlare di altre questioni, quindi restate all'ascolto. Buongiorno notizia. Le 9:28 in studio c'è ancora il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Con lui stiamo parlando e stiamo affrontando vari argomenti d'attualità di cui si occupa il Codacons, tra questi anche un contenzioso, possiamo dire tra virgolette, che dura ormai da tempo con la Camera di Commercio, perché voi chiedete la decadenza del presidente Agen per manifesta incompatibilità e violazioni delle norme vigenti. Ne è nato un contraddittorio, no, con il presidente Agen. Cosa accade nel dettaglio? Sì, è una questione che ormai va avanti da tempo, che è sotto osservazione anche da parte dell'osservatorio della Camera di Commercio del Sud-Est, e da ultimo il Codacons attraverso una diffida inviata alla Regione Siciliana, all'ANEC, alla Prefettura di Catania, così come anche al Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e dell'Interno, viene chiesta la decadenza del Presidente della Camera del Sud-Est per incompatibilità, in quanto, così come lo stesso Presidente ha dichiarato di appartenere alla loggia massonica del Grand Oriente d'Italia, ancorché messo in sonno, e in realtà sia la legge nazionale che quella regionale, così come anche lo statuto della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, prevedono che non possa far parte del Consiglio, non possono far parte coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e che comunque per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. Ora, così come viene evidenziato anche nell'articolo pubblicato di recente, la loggia a cui apparterebbe appunto il presidente della Camera di Commercio rivendica una sua segretezza, quindi degli iscritti, tanto da non fornire neanche l'elenco in base alla legge Bindi, e quindi a nostro avviso sussiste questa causa di incompatibilità e andrebbe dichiarato decaduto il presidente. È una questione che viene, diciamo, l'ultima questione che viene evidenziata. In passato il Codacons, passato recente, aveva avanzato anche richieste di documenti alla Camera di Commercio, aveva chiesto anche i curriculum dei soggetti nominati nella SAC, la società Aeroporto di Catania, curricula che non sono stati forniti al Codacons, quindi per le regole della trasparenza che sono state violate, a nostro avviso riteniamo appunto che vengano forniti questi documenti, anche perché tra l'altro di recente la richiesta è stata avanzata anche dall'onorevole Prestigiacomo, no? L'onorevole Prestigiacomo ha avanzato la questione attraverso un'interpellanza urgente parlamentare, proprio per far chiarezza sulle procedure di nomina del Consiglio di Amministrazione della SAC, a cui è inevitabilmente legata a stretto giro la questione che riguarderà la più grande privatizzazione mai fatta alla Regione Siciliana, che è la vendita dell'aeroporto di Catania. Ecco, parliamo invece di altro. Abbiamo affrontato questa questione, adesso chiudiamo con un argomento importante ma sicuramente diverso. Parliamo di spiagge no smoking, perché voi avete sollecitato l'attuazione di quella che è una direttiva nazionale, no?
Sì, è una direttiva che in realtà noi auspichiamo, perché ci sono vari comuni che già si stanno attivando a livello nazionale per emanare delle ordinanze che vietano il fumo nelle spiagge, per stabilire delle zone dedicate appunto ai fumatori, una questione che riguarda non soltanto la salute pubblica dei soggetti che devono chiaramente respirare il fumo delle sigarette da parte di altri soggetti, ma anche che riguarda l'ambiente, perché va a inquinare queste spiagge con i mozziconi abbandonati in spiaggia, e raggiunge la terza posizione come sostanze inquinanti dopo la plastica e i coperchi e i tappi di bevande. Tra l'altro, a partire dall'1 giugno prossimo diversi comuni si stanno attrezzando. Un'ordinanza che appunto dal 1 giugno prenderà vigore in alcune regioni, pensiamo all'Emilia Romagna, ma anche in Sardegna, anche in spiagge come Lampedusa e Linosa. Noi riteniamo che, piuttosto che un'applicazione a macchia di leopardo, occorre estenderla attraverso una direttiva nazionale a tutte le spiagge del territorio nazionale, in modo appunto da assicurare questa maggiore salute pubblica e maggiore rispetto dell'ambiente. Quindi insomma, chiediamo al Ministero dell'Ambiente un provvedimento di portata nazionale. Una bella battaglia quella portata avanti dal Codacons. Per i fumatori diventa sempre più difficile trovare spazi adatti per fumare, difendiamo anche loro. Diciamo che è una questione che riguarda la salute anche, certo, dei fumatori, diciamo, certo. Con l'avvocato Sardella chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi, ricordando i contatti per interagire con Codacons. Quali sono? Sì, il Codacons può essere contattato attraverso il numero unico nazionale, che è l'892007, c'è la sede regionale del Codacons che è sita a Catania in via Musumeci numero 171, si può contattare attraverso lo 095 44 1010, la sede intercomunale delle ACI che è sita da Cisant'Antonio in via Marchese di Casalotto numero 120, con ricevimento il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, ma si può anche consultare il sito internet nazionale www.codacons.it o il sito regionale www.codaconsicilia.it. Ringraziamo l'avvocato Carmelo Sardella, ufficio legale Codacons Sicilia, per questo nostro appuntamento di oggi. L'aspettiamo prossimamente. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Notizia prosegue, ancora tante notizie e approfondimenti. Entriamo nell'ultima ora.